Ok. Vai. Bravo. No, ok. Brava. Ok. Unlock your full potential at Crack Addicts. Oggi siamo in compagnia di Angela e procederemo con un trattamento osteopatico. Braccia dritte, Angela, brava, spingi in su, spingi in giù, spingi in fuori, spingi in dentro. La forza è buona. Fai sport? Sì, faccio powerlifting. Ah, ok, perfetto. C'era il trucco allora. Esatto. Allora, in questi giorni fastidi da qualche parte, ti senti bloccata? Come Ho un po' le gambe stanche. mai? È lavoro. Cosa fai? Tutto Faccio la barista, quindi sto il giorno in 8 ore piedi. in piedi, esatto. Sei molto rigida, ma in generale o in questi giorni perché sei stanca? No, in generale, Ok. purtroppo. Poco stretching. Quanti allenamenti fai a settimana? Ok. 3-4. Allora, ti faccio sdraiare a pancia in su. Durata allenamento? Un'oretta? Anche due, Ah, di cui quindi 4 volte a settimana, 2 mezz'ora di ore? stretching e mezz'ora di Vabbè, defaticamento. ma lo fai stretching allora? Sì, ma non Non abbastanza. abbastanza. Fai anche defaticamento? Assolutamente sì. Brava. Stranissima questa settimana di dire, brava, bravissima. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Buona escursione anche. Dolore? Qui neanche? No. Qui neanche? Un altro respirone? Un altro respirone? Stessa cosa, quindi in alto dentro, spingi. Stop, molto bene. Braccio dritto, spingi verso il muro. Spingi verso l'interno senza piegarmi l'avambraccio. Oh, sei bella forte, eh? Spingi di là. Spingi di qua. Bene. Tecnicamente le fai bene gli esercizi, eh? Ti Sì. fai seguire o... Sì, mio fratello Ok. continua a allenare. Ah, ok, giochi in casa. Esatto. Male qui? Qui? Qui No. un po'? Leggermente. Qui anche o di meno? No, no, nemmeno. Quindi di questi qua, questo è il più fastidioso? Ok. Mal di testa non ti vengono mai? No. Neanche dopo ore e ore in piedi al bar, Ma no, devo dire. eh? Ok. Allora, io comincerei da questo. Sentirai rumore, non fa male, non ti preoccupare se senti un croc. Morbida, morbida. Brava. Morbida, morbida. Perfetto. Momenti di stop ne fai di recupero? Tipo una settimana ferma dove non fai palestra? Ok. Difficilmente. Bene.
Allora, ti faccio chiudere gli occhi, dimmi se senti entrambi i piedi chiusi uguali o se uno è un po' più aperto dell'altro. Ok. Qui ti faccio male? Qui ti faccio male? Qui? Ok, questo è il punto più fastidioso? Ok, se comprimo qui, questo scende come intensità del dolore o rimane No, scende. uguale? Ok, se comprimo qui, ritorna come prima o... Come Ok. Mettiti sul fianco, su questo lato qui. Ok, stop. Un po' anche braccio. col braccio. Un po' più qua, bravissimo. Adesso ti sistemo io. Ti sentirai cadere in questa tecnica, ma non cadi. Quindi stai completamente rilassata. Ok. Gomito, gomito. Corpo e collo in su, così. Brava. Lascia cadere tutto. Molle, molle, molle. Brava. Inspira. Fuori. Ok, più vicino ma poco con... Bravissima, ferma così. Dritta questa. Stavolta qui il collo lo metti così. Anche qui, morbida, giù. Brava. Ok. Super, ora cominciamo a ragionare. Sicuramente la stanchezza un po' perché fai tanto allenamento, un po' perché la lombare era proprio rigida. Quindi i nervi che partono da quella zona, che alimentano poi gli arti inferiori, insomma, erano un po' infastiditi, diciamo così. Sotto lo chignon. Chignon, non so, vorrei... Qua, 1.000 iscritti solo per questo. Molle, molle. Giù, giù, giù. Brava, inspira. Fuori l'aria, lasciati cadere indietro. Ok, wow. Tornami un po' al centro. Ok, giù sdraiata. Gamba dritta, spingi in su. Ora ragioniamo. Senti come hai recuperato forza. Sì, Spingi. decisamente. Ok. Dritta, dritta, dritta. Spingi alto dentro come prima. Vedi che non ti tiro più giù. Pollice dietro. Bravo. Quando te lo dico io, come se volessi picchiarmi, mi dai una gomitata più forte che puoi. Vai, brava. Vai, perfetta. Ok, mani in questa posizione. Spingi in alto la coscia, anche questa. Spingi in fuori la gamba, in fuori, ottimo. Giù le braccia, ti faccio rimettere la pancia in su. Io ti consiglio oggi non allenarti. Da domani spacca tutto. Mi fai un bel respirone. Fuori l'aria. Ok, piega. Poggia a me e morbida, morbida. Un respirone. Fuori. Brava, l'ultimo. Fuori. Non bravissima. Seduta. Gambe sempre di là. Dimmi se ti gira la testa, che potrebbe essere normale, eh? Non ti gira? Ok. Fammi una decina di passi, due passerelle avanti e indietro qua. Dimmi se avverti fastidi particolari. Come se ci fosse un muscolo leggermente accavallato. Ok, pancia in su, la destra. Ok, Sì, fuori, più in basso. questa zona qua. Un po' più in basso. Ok, mi fai un respirone. Fuori l'aria. Ok. Seduta, dai che ci siamo.
Allora, quindi consigli a parte oggi non allenarti, allenarti e staccare ogni tanto, magari ogni 5 settimane, ogni 6 settimane mi fai una settimana di stop, niente di più, niente di meno. Perché il corpo è buono, reagisce bene, se gli dai un po' di tregua, male non gli fa. A parte questo, dai, super promossa. Giro di là, Sabrina è una ballerina e va anche in palestra, quindi meglio così non ci potrà capitare. Allora, da quanto tempo balli e da quanto tempo vai in palestra? Quando da quando ho 6-7 anni, palestra da 2 annetti. Ok, come hai integrato con la palestra? Beh, mi è sempre piaciuto allenarmi e quindi è anche uno sfogo mentale e fisico. Ok, devo togliere un po' di cosette qua, eh? Allora, vai giù a toccarti la punta dei piedi. Torna su, beh, da buona ballerina, elasticità, penso che non sia più problema seduta. Braccia dritte, spingi verso l'alto, su, bravo, spingi verso il basso, verso il fuori, verso il dentro. Ok, mano sulle spalle, spingi in alto la coscia, non devi dare né con la gamba, brava questo, giù, vai, spingi, spingi. Quanti allenamenti fai? Quando balli hai dolore da qualche parte, un dolore articolare, dolore alla schiena, non senti il corpo affaticato? In palestra più che altro un mal di schiena mi viene. Ok. Ah, dove? Qua Zona sotto. bassa. Sì. Da sempre questo? Da quando sto iniziando ad alzare un po' più pesi. Ok. Va bene, piega, codi in avanti. E scendi con la schiena, come se fossi lo... Brava. Torna su. Giù. E su. Vieni a pancia in alto. Ti scaldi o vai in palestra? No, mi scaldo. Ok. Anche Non molto è così stretching. scontato. Ah, Per bene. forza. Non è così scontato questo, tutto questo, eh? Stretching prima o stretching dopo? Prima e dopo. Quanto ci dedichi come tempo? Decina, 15 minuti, poi dipende dalla parte del corpo. Ok. Ok. Vabbè, di cosa stiamo parlando? Ok. Bene, brava. Mi sei già simpatica, solo per questa parte dello stretching mi sei simpatica. Meno male, dai. Prova a far sinistra a destra se vuoi, braccia dietro o qui dove ci sono dei pomelli sotto la sedia. Sì. O da una parte o dall'altra così più comodo, bene. Bravo. Ok. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Allora, torna pancia in su. Ok.
Metti qualche scolettina nelle scarpe mentre ti alleni o scarpa ginnastica normalissima? Scarpa ginnastica. Ok. Non hai fastidio sui talloni? No. Inspira bene, fuori l'aria. Inspira, fuori l'aria. Allora, vieni un po' indietro. Giù. Ti scrocchi un pochettino, Non sentire nessun fastidio, se non rumoracci strani. Stai bella morbida. Benissimo. Libertà, Vieni sul fianco verso di me, quindi sul fianco di qui. Tutto a bordo del lettino, quasi fino al limite. Bravissimo. Quindi più in giù. Scendi, 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 scendi. Di qua, di qua. Oh. Esatto, bravo. Così. Allora, un braccio qui, questo bello morbido, te lo giriamo dopo. Poi, piega la gamba. Dritta questa, anche qui sentirai rumoracci strani, non ti spaventare, gomito, gomito, devo buttarti in giù, non, cioè sentirei proprio cadere al lettino ma non cadi, inspira, fuori, molle molle, ok, fianco destro, uno qui, uno qui, dammi il braccio, bravo, molle. Ok, gomito, gomito, inspira, fuori l'aria, ok, mobile con le gambe, mobile con le gambe, bene, mobile con le gambe, e mobile con le gambe. Mani intrecciate dietro il collo. Bravo, chiudi i gomiti. Inspira, lasciati cadere in giù e fuori l'aria. Un altro, inspira e fuori. Molto bene. Giù dritta. Inspira, fuori, 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 bravo. Seduta, gambe di là, mano sui fianchi, quando te lo dico io, mi dai una gomitata all'indietro, un colpo secco, pronta, vai, bravo, pronta, aspetta, vai, eccola, bravissima. Allora, braccia dritte, spingi su, spingi giù, morbida, morbida. Allora, in linea di massima, bene, buon corpo, abbastanza equilibrato. C'erano diversi blocchi, il dolore che avevi lombare, poteva dire sia una cattiva mobilità che avevi qui, sia un sovraccarico che avevi qua. Quindi dandoti queste, facendo queste tecniche, ridiamo mobilità, il corpo il tempo che si adegua un attimino, 2-3 giorni, e sentirai già il beneficio. Mi raccomando le posizioni, nel senso che quando hai pesi concentrati nel mantenere la posizione corretta. Se la perdi, ovviamente poi la lombare la sovraccarichi. Però devo dire che... Ok. Bene, continua a fare stretching che stai facendo un bel lavoro e non ti devo sgridare, dai. Meno male, è andata bene. È andata benissimo. Vamo a fare solo un attimo. Fammi un respirone. Fuori. Un respirone. E fuori. Bene, molto bene. Dove ti fa male adesso? Spiegami meglio. Quando ti viene dove? Parte tutta questa giornata così vediamo bene. Ok, quindi va verso l'alto. Sì, esatto. Va più in questa direzione o in questa direzione qua? Questa direzione qua. Ok, quando ti viene? Fine giornata. Fine giornata. Cosa fai? Studi, lavori? Lavoro.
Cosa fai? Magazzino. Ok, sei molto al PC? Spesso. Ok. Sport? Sì. Cosa fai? Faccio calcio. Ruolo? Centrocampista. Ok. Problemi alle gambe, gambe stanche, scariche elettriche, formicoli? Sì, scariche elettriche mi sono successe un paio di settimane fa. Gamba destra o sinistra? Tutte e due. Tutte e due? Sì. Hai fatto qualcosa al lavoro? Hai fatto un alzato male un peso? No, penso che ha un po' di stanchezza, ma ho riposato poco in quei giorni. Ok. Dritto, bravo. Resisti. Resisti. E come c'è di qua? Resisti. Giù. Formicoli le dita di notte, non ce l'hai? No. Riesci a riposare bene o quando ti svegli sei stanco? No, riposo bene. Ok, quindi dormi, non ti svegli? No. Metti il braccio così, più bello rilassato. Giù. Ok. Distorsioni. Neanche. Neanche. Molto bene. Sei fortunato. Esatto. Sei abbastanza bilanciato destra e sinistra a livello muscolare, se sei. Tonico quasi 50-50. Tu sei destro o sei mancino? Sono destro. Se comprimo questo punto è dolore? Quella zona lì mi fa sempre male. Ok. È un dolore a fascia o è un dolore più puntiforme? Come se fosse un coltello. Come se fosse un coltello. Più a destra o più a sinistra? Più a destra. Ok. Sai bello rigido qua, eh? Infatti. Hai perso mobilità nell'ultimo periodo? No. Sei sempre elastico uguale quando fai stretching, sì. Sì, sì. Allora, vieni a pancia in su. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Il diaframma ipomobile, non si muove bene, devo liberarlo, eh. Mi fai un bel respirone. Dentro col naso, fuori con la bocca. Bravo, dentro col naso. Fuori. Dentro. Bravo, fuori. Dentro. Qui. Gambe di là, come se fosse a cavallo. Bravo. Vieni qui dietro. Vieni, 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 vieni. Ancora, ancora. Dico io stop, eh. Vieni ancora, perfetto. Adesso apri le gambe e ti blocchi con i lettini. Così mi apri, sì, sì, sì. Perfetto. Mani dietro al collo. Bravo. Adesso chiudi i gomiti. Piega avanti. Se senti rumore non ti spaventare, eh? Morbidissimo. Inspira. Fuori. Molle. Chiudi i gomiti. Giù, giù, giù. Dentro l'aria. Fuori. Molto bene. Fuori l'aria. Ma come è già cambiato tutto. Pancia in su. Questa cefalea da quanto ce l'hai? Spesso. Ma da sempre? Sì, sono da parecchi anni che ce l'ho. Ok, hai fatto controlli in passato? E andavo da uno osteopata, okay, dove avviso io, e mi diceva che secondo me era collegato anche a un problema addominale. Ok.
questo punto? Sì. In questo punto? Sì. Sta bello morbido. Adesso correggiamo subito la problematica. Morbida. Lasciatelo morbido. Morbido, morbido. Inspira. Fuori. Dentro. Come sei bello ustionato. Mi sei andato al lago? Sì. Gira sul fianco verso di me. Braccio anche di qua. Questo. Allora, un braccio qui. Una gamba. Piega. La metti qua. Braccio da me. Stai super morbido. Il collo ruoti di qua. Lascia cadere la gamba. Inspira. Fuori. Fianco sinistro. Più vicino a me col sedere. Piega bene la gamba. Morbido, eh? Bravo. Il collo stavolta lo porti, no, come di prima, però di su, molto bene. Giù morbido, inspira, fuori. Ok, pancia su. Piega, morbido, ma a questo punto? No. Ok, inspira, fuori, inspira, fuori, inspira, fuori. Qui? Sì. Se comprimo e schiaccio? No. Va via? Sì. Va via anche questo? Questo rimane? Questo è buono. Se comprimo qui e schiaccio, va via anche questo o rimane? Leggermente andato via. Ok. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Inspira, fuori, dentro bene l'aria, bravo, se comprimo qui, no, sparito? Sì. Questo? Anche. Questo? Anche. Questo? Pure questo qua. Bene, seduto, bastardo, siamo tutti collegati a livello neurologico, quindi un punto corrisponde ad un altro, devi essere sempre sicuro di aver liberato tutto. Mani sui fianchi, un po' più in alto. Quando te lo dico io, mi dai un bel colpo verso l'indietro col gomito, come se avessi darmi proprio una gomitata. Sì. Pronto? Sì. Vai. Bravo. Uno. Vai. E due. Giù. Gira il collo a sinistra. Gira il collo a destra. Poggiate a me, no, ok, torno al centro, allo dritto, allora ti ho fatto un lavoro molto globale, ho tolto tutto quello che ho trovato, c'è molta tensione a livello addominale, quindi il lavoro, quello che ti facevo in compressione, rotazione per togliere tutta quella tensione, tolta la tensione qui sarei molto meglio anche sul corpo. Ti consiglio appunto di allungare la parte anteriore, perché come dici tu che ti senti in avanti è vero,
era un po' dalle contratture che avevi posteriormente, che ti ho tolto tutto, però cerca di andare indietro con le braccia e respirare. Mani qui? Sì. Mani qui? Qui? Sì, fastidio. Qui? Sì. Qui? No. Qui? Sì. Ok. Se ti abbasso la spalla, hai mani qui? No. Di qui? Sì. Fai un bel respirone. Fuori. Mani qui? No. Ok. Ok, va bene, quindi esercizio che ti do, a pancia in sulla sera, braccia dietro, stai rilassato, fai respironi molto profondi, sia in inspirazione, ma inspiri col naso, e poi butti fuori con la bocca. Un 10 respironi va bene, proprio le braccia indietro. Le braccia indietro, collo bello rilassato. E per il resto si è messo bene, avevi qualche blocco, ma ti ho tolto